Eccoci ragazzi, allora benvenuti sul salottino. Vedo che non si vede niente a parte me, quindi mi tocca rifare la transizione. Spero che vi si senta. Grazie, aspettate. No, incredibile, non mi pesca niente. Non so perché non pesca le vostre camere, quindi adesso farò una cosa Ma almeno ci veloce. sentiamo io con Rebecca che piangiamo o no? Penso che ci si senta, ma per qualche ragione farò una transizione stupida. Vediamo se funziona. No, non vi si vede, Ti quindi mi conviene toccherà. riassociare Discord un po'. Fai doppio clic sulle finestrelle e vedrai che ti riparte in una. Dici? Sì. Senti, ragazzi, Forse è un solo pochino, sì. Colombo No, sono e. live. Sì, live con Ok, Beppe non non si va. Allora, funziona. intanto Aspetta, riassocio il scusami, questa cosa browser. si dovrà fare durante tutte le mie vacanze? No, perché io ho 15 giorni di tempo, cioè, 3 Non lo so. appuntamenti a Ah, sì, mi settimana. sentono. Meno male Lo che mi so, raga. sento, perché gioco per cazzo, già ve lo dico. No, ma è Tutti proprio giorni. live. Glielo dici che è Gliel'ho live. detto che è live, ma gli piaceva fare questa. Vedi? Gli piaceva fare questa cosa. Ti si vede solo la tua Ok, pancia. ragazzi, adesso si vede il browser. Scusate. Carisani che ha fatto? È uscito Lo so che è un po' tutto ubriaco storto. dalla È venuto ceramica. a trovarla la fatina dei capelli a Pianesani. Allora, ragazzi, intanto introducete un po' la puntata mentre io sistemo questa roba. Allora, introduciamo la puntata. La puntata è una puntata IRL, come si vede, cioè in real life. Alessio No, sta. però in real life di quella vita molto molto triste di Quella persone brutta, in incompetenti real life dal punto di brutta. vista tecnico. No, è Dimmi che come tutto. vedete c'è questa divisione dove c'è Alessio che mostra gli effetti di una serata brava in cui lo è venuto a trovare la fatina dei Sì, capelli. però loro non possono vedere perché non sono a video. No, ma ha detto che ha sistemato tutto Umberto, se non ho No, non ha capito male. sistemato Ah, niente. No, allora, ragazzi, ho sistemato il browser, non mi vede più Discord Ok. purtroppo. Cosa faccio? A questo punto poi abbassalo, riducilo in finestra e ringrandiscilo e poi fai Non doppio clic funziona. su. Perché non mi vede più cattura finestra a Discord. Allora fai così, guarda, prendi una finestra qualsiasi che punta su Discord, fai doppio clic e falla puntare al browser, fai ok, dopodiché rifai doppio clic e vedrai che ti ricomparirà Discord come No, ma fonte. non mi compare Sì, prova. proprio Discord, Pier. È E scomparso niente. Discord tra le fonti. Che Chiudilo e fallo ripartire. vuol dire che Con però tutto quello. perdiamo la chiamata, No, tanto ti ricontattiamo. Vai, vai. Tanto è tutta la bellezza della IRL. Salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo, ci bloccheremo per un attimo. Ok, scusate ragazzi il casino. Proprio quando era ripartito tutto. Ripartito? Sì, amore, ma stai calmo, amore, sì. Ragazzi, era ripartito, ma adesso vediamo di ripescarvi, eh. Dovresti, no, non Ok, te lo ti vediamo. dovrebbero ridare subito, Ok, dovrebbe ora arrivare. forse ci si vede, eh. Ale, ma tu Ok. sei bloccato? No, ci siamo, fantastico. Scusate i 3 minuti di panico, ma è stato veramente un. Non capisco cosa è successo, però. Allora, va bene, introduciamo questo primo breakfast, che sarà un appuntamento che avevamo pensato alle 10, anche se abbiamo ricevuto un po' di No. feedback, quindi seguiteci perché potrebbe essere una cosa che si sposta verso le 11. L'idea Sì, è. esatto, facciamo un sondaggio, non so in che modo lo tireremo Sì, fuori, beh, però. lo faremo poi sicuramente su Instagram. Instagram. Intanto vorrei risolvere quello che era quella che era la grande domanda dell'altro giorno, ovvero qual è la merendina da frigo migliore in assoluto tra Paradise, fetta al latte e pinguì. L'utenza del salottino ha votato il Kinder Pinguì, però è stato veramente un testa a testa, non so anche voi due cosa ne pensate, serratissimo tra fetta al latte e Pinguì. La Paradise non piace a nessuno. Intanto io Strano, me la però, mangio. sai, quando ero ragazzino la Kinder Paradise era la mia preferita. Perché Ale? aveva quella morbidezza, la Kinder Paradise, poi perché Paradise, la Kinder Paradiso, sì, anche la Kinder Si chiama Paradise, Paradiso? perché lui le È compra solo in troppo. USA. Sì, USA perché io me le c'ho la facevo Kinder andare dagli Paradise. States e me le facevo andare Invece dagli States. Moioli, No, ma invece scusa, ma Moioli, invece, io. fermati. Oh, ma invece di che? Sto finito di parlare. Dice, io No, mangiavo perché sempre sto Kinder parlando di Paradiso merendine. soffice ed aveva quella polverina bianca sopra, che non era ovviamente cocaina, ma era figo perché ci divertivi a soffiarla addosso alla gente. Ed è un gioco molto divertente che ti consiglio di fare. Ale? Allora, due cose, a parte le battute sul cazziatone che si è beccato Pierpaolo da Eli, È sempre così la mia vita. e tutti comunque ti fanno per lei, a quanto pare. Amore, tutti ti fanno per te, mi dicono, eh? Ci tenevo a rispondere a Mojori con questa cosa qua che tu non hai e non conosci forse. Cos'è sta cosa? Lo No, conosci? Il Max è la King. merendina dell'Idol.
No, ma che ridola? Killer, no, Maxi King. Killer Maxi King, perché veramente è inversamente proporzionale al pene del proprietario, dell'acquirente. Maxi King. Maxi King è come quello, è come quelli sopra di sub. Perché si compra per le dita grandi. Perché Kinder e Ferrero, così Cosme e Algida, Cosme, hanno questa bellissima tradizione per la quale loro hanno 7-8 ingredienti e li mixano in modo diverso. Cosa metto dentro oggi, cosa metto fuori, cosa immergo nel cioccolato, lo faccio diventare solido, lo faccio diventare liquido. Questo è, penso, l'interno del Kinder Pinguì, con dentro una strana roba di caramello e all'esterno il pralinato alla mano del Ferrero Rocher all'esterno. Esatto. Non so se ci sono feedback, Ale, sulla chat a proposito di queste merendine, ma penso che abbia successo alla tua seconda mano, Alessio. Se Eli non voleva beghe, però poteva evitare di sposare il supercampione del mondo. Dicevo, beh, anche questa è un'osservazione sensata. Perché Alessio? Ma quando l'ha sposato non lo conosceva nessuno. Vabbè, però non si sa perché non usa due mani, Alessio. Cosa, perché ha una sola mano, l'ha persa questa notte. Con una tengo il telefono, non ho tre mani. Prima di introdurre il main dish, l'argomento principale della giornata. Io vorrei dire che posso confermare, scusami Umbo, posso confermare, sì, il terzo argomento delle meraviglie della Puglia, anche se non sono al mare, perché il posto merita poi per essere il visto. Il posto merita, poi magari ci puoi vedere qualche scorcio, oppure se vuoi mentre parliamo. Allora, il sabato quello che faremo è, oltre ad avere un argomento principale che sarà l'Amazon Prime Day che introduciamo tra 5 minuti, anche una breve rassegna stampa, perché noi siamo dei giornalisti sensati. Quindi partiamo dal fatto, vi chiederò ragazzi di essere molto brevi nel commento ai titoli, quindi senza dibattito. Allora, perché hai anche da moderatore, chiedi tu le, sì, opinioni. Sì, chiederò io. Io non vedo la chat, non vedo neanche il computer, quindi per l'Amazon Prime Day purtroppo non posso prendere il nostro Mega Excel e cominciare a fare degli spoiler. No, esatto, cosa che non faremo. Il Fatto Quotidiano comunque oggi apre: Libia, partito un altro barcone, Italia stoppa le navi militari. Allora, in brevissimo, Ale, la tua posizione, poi sarà un argomento che svilupperemo in un'altra puntata, ma qual è la tua posizione in brevissimo su questo tema ipercaldo? Io sono un europeista convinto, penso che questi problemi vadano risolti in Europa, non come lo stanno facendo adesso. Quindi stai dicendo che gli immigrati e la gente di colore è un problema? No, il problema è l'immigrazione clandestina. Ah. È il fatto che arrivi gente non con un passaporto all'aeroporto entrando. Questo sì è un problema. Quindi un problema, creeresti i cosiddetti corridoi umanitari per fare in modo che non ci siano clandestini e possano entrare legalmente. Se gli immigrati fossero, scusami, se gli immigrati fossero tedeschi o francesi, cioè fossero gente comunque latina, possibilmente ariana, andrebbe bene? Cioè saresti comunque così contrario o in quel caso accetteresti? No, ma io non sono contrario. Io semplicemente voglio che l'Europa di concerto risolva il problema. Non può essere assolutamente né una questione solo italiana. Allora, la risposta da Alessio ovviamente è una non risposta. Io sono naturalmente è un argomento molto molto complesso. Diciamo che c'è un problema di fondo quando entra in gioco il discorso dei bambini o comunque dei minori. Nel senso, come dicevamo con Alessio, c'è quel problema, entra il clandestino. Repubblica e Corriere, non sì, so se lo trovo. Posso precisare una cosa. Quello che per Paolo è per legge. No, ma vabbè, sono un idiota, vai, continua pure. Grazie mille, anche per la presa di coscienza. Libero, il Presidente del Consiglio supera Arlecchino, Conte, servo di tre padroni. Adesso Libero è chiaramente giornale che molto schierato, però secondo me c'è un tema sulla figura di Conte, che è un Presidente del Consiglio che, e qua esprimo la mia opinione, poi chiedo all'inverso, prima Pierpaolo e poi ad Alessio, cioè veramente un Presidente del Consiglio, se non burattino, quasi, cioè veramente la percezione che sia stato messo lì soltanto perché non si è trovato un accordo su chi tra Di Maio e Salvini potesse svolgere il ruolo. Ed è anche una grande paraculata, perché questa cosa permette di avere un capro espiatorio gigantesco, facendo, magari forzando anche delle norme, forzando un certo tipo di forma di governo, un certo tipo di proposte di governo, eventualmente facendo cadere facendo il solito rimpasto, facendo cadere il Presidente del Consiglio dei Ministri, perché a quel punto è non un fantoccio, ma è comunque una persona di compromesso messo in piedi da chi effettivamente ha vinto le elezioni. Allora, il mio punto di vista invece è uno spettacolo, perché è una roba da film. L'uomo comune che andava in giro per la strada, che perché è sosia del Presidente del Consiglio, rapiscono il Presidente del Consiglio e tu diventi Presidente del Consiglio. La questione è che, essendo un avvocato, quindi insomma, sì, come
Posso fare anche qualche aneddotica, se volete. Aspetta, dopo la puoi fare tranquillamente. Probabilmente ha qualche competenza, non politica, ma almeno, insomma, pratica. E, sarebbe fighissimo se diventasse una scheggia impazzita di nella mano dei due, perché acquisisce... dovrebbe fare... però questo so che non accadrà, perché sembra veramente un po' rincoglionito così a vederlo, poi... No, perché rincoglionito? No, più che altro non si penso che nessuno sappia dove non si sa nemmeno se sia una persona vera, penso che lo tireranno fuori ogni tanto. State parlando? State parlando di Conte? No, una persona assolutamente, una persona di testa, senziente, anche una persona particolarmente da come mi è stato detto un gran lavoratore, comunque una persona di perché hai un competenza. Insider, scusa. Sì, ho un grande insider, posso rivelare questa cosa, perché sapete, no, Alessio è del trio quello ricco, possidente, con la vita agiata e tutto quanto. Io ho un po' di conoscenze, posso raccontare che Conte ha lavorato per moltissimi anni con mio padre, perché è stato l'avvocato che ha seguito la causa di dismissione e divisione di Tirrenia. Tirrenia è la popolare, vabbè, conoscerete tutta la compagnia navale che insomma è fallita, la partecipazione statale e tutto quanto, e ha seguito praticamente tutta la fase di smantellamento della società e di vendita di tutti i beni societari, e ha lavorato per un sacco di anni con mio padre. Infatti mio padre lo conosce abbastanza bene e mi è stato raccontato essere una persona estremamente competente, estremamente disponibile, un grandissimo lavoratore. Infatti si è sorpreso moltissimo anche lui quando è saltato fuori che l'hanno fatto Presidente del Consiglio. Pianesa, pensa che bello se facevano mio padre Presidente del Consiglio. Ma chi? Conte, quel coglione, me lo ricordo, faceva un cazzo, capiva un cazzo. Mio padre non parla romano come me, è più normale, non è così. In ogni caso stavo guardando un po' le varie pagine. Comunque giusto, sull'immigrazione abbiamo già tagliato fine così. No, quindi... no, perché io vorrei è il format. No, vorrei che fosse un argomento che magari trattiamo in una puntata la settimana entrante, quella dopo, perché sennò diventa una io cosa volevo finita. Io volevo fare, scusami, complimenti ad Alessio per le uova, perché sono delle classiche uova a chiodi bue fatte molto bene, con quel rosso tutto spappolato, allora, con il bianco stracotto. Sto usando solo una mano. Che fa schifo proprio, orribile, una roba brutta a vedersi. Schifo, mamma mia. Mi sembra che più o meno i temi sulle prime pagine dei giornali di oggi siano questi, soprattutto tanta immigrazione. Non vedo moltissimi commenti relativi all'abolizione più o meno vera, presunta tale, dei vitalizi, che probabilmente era un tema che è stato già sviluppato e magari un po' annoiato. Sì, a lungo. Allora, a me piacerebbe approfondire anche quel tema lì, perché io sono contro tutto quello che stanno facendo, tranne quello... Ma hai una macina pepe a forma di fallo, Alessio? Cioè quelle là, ovvio. Quelle cose di legno a forma di pisello, come che si vendono ogni tanto nei negozi? Schifo, mamma mia, che veramente brutta scena. Passando un minimo allo sport, purtroppo la Gazzetta non è qua presente su giornalone.it, il mio sito di riferimento per le prime pagine, però Corriere dello Sport... Si chiama Journal One, non Giornalone. Forse è Journal One. Luciano Ronaldo, Inter, un mercato chirurgico e da vertice, e anche Spalletti fa il fenomeno. Penso che qua il punto sia che c'entrano quella che penso sia la sfida della stagione tra Inter e Juventus per la vittoria dello scudetto, aspettando di capire cosa farà al Napoli. Più in alto, Sarri insegnagli a giocare, scusatemi. Quindi ovviamente qua abbiamo il Corriere dello Sport, giornale sportivo del Centro-Sud. Mentre Tutto Sport di Torino, molto focalizzato sulla Juventus, anche qui viene proposto quello che è il dualismo, la sfida tra CR7 e Spalletti. CR7 accende Juve-Inter, rinasce uno storico duello, anche qui si fa affidamento sul fatto che questa possa essere la stagione in cui la squadra di Milano, l'Inter e la Juventus con CR7 ovviamente si sfideranno. Questo un pochino sulle prime pagine di oggi, direi che non ci sono grossissimi spunti, a parte quello dell'immigrazione, che però penso veramente possa far partire un tema e una discussione lunga per 25 ore, quindi la tratteremo in un tema apposta. Passando invece agli Amazon Prime Day, ragazzi, faccio una mini intro per chi magari fosse meno avvezzo. Da lunedì 16 alle 12 fino alla mezzanotte del 17, quindi per 36 ore, gli abbonati Amazon Prime, quindi dovete essere abbonati, avranno accesso a tutta una serie di scontistiche.
Vuol dire quindi, per essere chiari, che se non siete abbonati ad Amazon Prime non vedrete le scontistiche o comunque non potrete accedervi. Amazon Prime, vi ricordiamo, vi dà la possibilità di avere le spedizioni gratuite molto spesso in un giorno, di avere accesso ad Amazon Prime Video, ovviamente con tutte le serie, Amazon Prime Music, anche se non sbaglio, Music, ma non a Audible. I libri, gli audiolibri di Amazon non sono inclusi nell'offerta. Ora, detto questo, un'ultima precisazione che magari è una cosa di servizio che vi può essere utile: partiranno il 12 alle 16, ma alla mezzanotte del 16, quindi dopo 12 ore, ci saranno alcune offerte aggiuntive. Quindi ci saranno alcune offerte che dureranno 36 ore, dal 16 a mezzogiorno fino alla mezzanotte del 17. Ci saranno invece alcune offerte che partiranno alla mezzanotte del 16 e che si sovrapporranno alle altre. Ale, cos'è che conti di comprare con l'Amazon Prime Day? Stai parlando con me? Ale. No, con me, Ale, allora, sta parlando con me. No, perché è molto curiosa la cosa, perché a parte che ho appena scoperto che l'Amazon Prime Day non mi permetterà di acquistare nulla perché non sono abbonato Prime, e secondo te io posso essere abbonato a qualcosa? Io non è niente, se non è vitale, perché se non lo faccio mi salta la vita, io non mi abbono a nulla. Ok, ottimo. Pier? Guarda, io in realtà avevo due o tre cosettine da volermi comprare, vabbè, non so quanto posso spoilerare. In realtà sì, c'erano un pochettino di robe che mi volevo portare a casa, ma in primis roba per la pupa. In realtà gran parte degli acquisti li ho già fatti, non ho aspettato il Prime, ho aspettato le cosiddette offerte lead up, che erano quelle fatte questa settimana, ho comprato qualche cosa, ma roba da bambini, pannolini, io chiedo, latte, intanto chiedo in chat, cosa vogliono comprare i nostri utenti, che chiedono anche se siete nella stessa cucina, sarebbe un grande colpo di scena. No, avrebbe fatto ridere molto. Sai cosa avrebbe fatto ridere? Che metti uno cucina una cosa, uno cucina l'altra, a un certo punto vedi i piatti che si avvicinano. Tanto adesso ci sta facendo vedere la sua villa. Ragazzi, scriveteci in chat cosa volete comprare durante gli Amazon Prime Day. Io quello che vorrei comprare è un... Però magari avete dei feed. Qualcuno è saltato, ragazzi, eh? Ah, ok, Pier. Hai il microfono, hai la Rebecca che ti entra un po' nel microfono. E infatti Pianesani, spenta, non è... Pianesani non è a Miami, è nella sua casa di campagna dove vive, dove ha anche una bellissima piscina. Dovete capire una cosa, che sì, sembra riccanza, esattamente, miliardario, in realtà l'abbonamento è mitigato dal fatto che è in un posto di merda. Cioè, è come se voi domani costruite, cioè non lo so, prendete in mezzo al deserto più sfigato della Mongolia... costruite una villa bellissima, probabilmente vi costa 10.000 euro perché è sempre in un posto di merda, quindi non... Scusa, è esatto. Pierpaolo, siccome ho appena scoperto che non posso accedere alle offerte, di merda. No, mi puoi comprare il telefono per cortesia? Ti mando l'Excel. Cos'è questa cosa? Cos'è che stai mangiando? Esatto. Posso dire questa cosa qua? Io volevo approfittarne per comprare un'altra... Mi scattate, ragazzi, avvicinatevi un po' ai relativi wifi. No, perché è Pierpaolo, che non funziona, io funziono okay. Benissimo. Sei un po' decentrato, cos'è che stai mangiando? Ale, le uova. Quindi Ale non prende niente, Pierpaolo l'abbiamo quasi del tutto perso. Pier, ti si sente molto male. No, dicevo che io invece quello che vorrei comprare, non so se avete anche dei... se avete dei feedback in chat relativamente a questo tipo di prodotto, sono quei robottini da cucina, quei robottini che metti in casa e puliscono loro in automatico. L'unica cosa che non so, e qua attuale magari è un feedback, è se prendendone uno di quelli non top di gamma fanno un lavoro decente o è una merda totale. Allora, io Mogliori, sai che vengo da una famiglia agiata. Da noi i robottini che puliscono per terra sono fatti di carne, hanno due gambe. ma di carne di che colore? No, non è rilevante. Ma adesso mi sentite o ancora non mi sentite? Ti sentiamo perfettamente. Sentiamo per farlo, quello che li contraddistingue è il bisogno. E anche da Alessio non solo non fanno solo le pulizie, ma sono un po' come quei film, un po' tipo Orgoglio e Pregiudizio, cioè Alessio la prima esperienza sessuale l'ha avuta con la donna delle pulizie. Prime notti.
quelle cose lì tipiche da, che ne so, anni del 1700, 1800, la donna delle pulizie era anche quella che svezzava sia a livello di mangiare che a livello sessuale. Non hai, no, non hai capito. Non hai capito, loro fanno in modo diverso, fanno veramente come nell'America dell'Ottocento, quindi loro hanno i pianesani, hanno le famiglie di persone di colore, lui lavora nel cotonificio, la lei si impegna esatto. in casa. Si impegna in casa. Esatto. Tra l'altro chiedono, no, allora... volevo dire, scusami, sì? Scusami un po', stavo dicendo, che mi prendi, io volevo comprare assolutamente un'altra Switch e volevo comprare un cellulare sia per mia moglie che per me stesso. E oltre a questo dicevo i pannolini eccetera eccetera, sono in attesa, ma iRobot, quello che dei Roomba, quella roba che pulisce per terra, anche quella era una valida opzione. Non posso nascondere che non mi sarebbe dispiaciuto anche un monitor nuovo. Ma secondo te questi robot, lo chiedevo prima, forse non ho mai sentito, secondo te prendere un mid-range, quindi non i top di gamma, ha senso? O è secondo una roba... me è meglio prendere o il low-range, perché secondo me fra mid e low non cambia un cazzo, cioè la differenza sostanziale la fa una cosa sola, la mappatura della casa. Okay. Nel momento in cui ti fanno la mappatura della casa, allora ok, altrimenti se non te la fanno è inutile spenderci sopra dei soldi, nel senso è inutile salire di livello, è molto meglio prenderne uno di bassissimo livello, come nella chiacchierata che facevamo proprio durante il tuo ricevimento, e, è meglio prendere uno di bassissimo livello che tanto se pure ti si rompe non te ne frega un cazzo. Quello che fa la differenza lì è la mappatura, solamente okay. quella. Chiedono se, Pier, dai questo hint, conviene aspettare per prendere delle RAM durante il Prime Day o no? Dipende, perché se le trovate adesso, posso dire un'informazione importante, anche se non credo di rompere nessun embargo, che tendenzialmente le offerte che trovate questa settimana dovrebbero essere abbastanza diverse, se non completamente diverse, da quelle del Prime Day. Quindi se adesso vedete delle RAM che vi interessano e stanno in offerta, non è come... 3 anni fa quando ho fatto per la prima volta il Prime Day, che poi riescono con un riscont- con una scontistica migliore. Se le vedete adesso e vi interessano, compratele adesso. Se adesso non avete nulla che vi interessa tra le RAM che avete messo in wishlist, aspettate martedì mattina, perché come ha spiegato bene Umberto ci sono due fasce, alcune partono da lunedì alle 12 e finiscono martedì alle 23.59, altre partono da lunedì alle 23.59 e sempre martedì alle 23.59 finiscono, quindi vi conviene aspettare martedì mattina. Appena vi svegliate, fate un check, vedete tutto quello che c'è e a quel punto acquistate. Però allora, se adesso chiedono... trovate delle RAM che vi interessano, acquistatele. Allora, ci chiedono se le offerte si potranno vedere un po' prima delle 12. No, ragazzi. No. Si vedranno dalle 12. Tra l'altro io vi consiglio una cosa, di guardare, di stare su multiplayer.it tutto il giorno, perché quello che succederà è che il sottoscritto, purtroppo, starà lì tutto il giorno a mettere le offerte lampo. Le offerte lampo saranno... o su prodotti con una bassa disponibilità, oppure su prodotti che comunque ci si può aspettare che finiranno molto in fretta. Quindi seguiteci, perché cercheremo in tempo reale di darvi molti hint su prodotti interessanti, ma con offerte a tempo limitatissimo. Perché noi dovete sapere che noi abbiamo già tutta la lista delle offerte, tranne quelle lampo. Quindi troverete tutti gli articoli... Ma qual è lo scopo, Umberto? Scusami, lo scopo è mettere il codice di affiliazione del salottino corretto, dentro un multiplayer. Corretto. Allora, è dare un servizio agli utenti... e far dei soldi all'azienda, non a noi. Al salottino. Non al salottino, dai, smettila. Allora, Pier, ci consigliano il Xiaomi Mi Robot Xiaomi, Vacuum 2. Sì, Xiaomi. Esatto, lo Xiaomi è il miglior, è considerato da tutti come il migliore a basso costo, diciamo. Dice poco più di 100 euro, perché pochi sensori... ottimo. Confermo, il migliore di tutti rimane sempre mi pare sia il Roomba, quello di Warware, che è la stessa okay. che fa il colletto e fa il Bimby, rimane il migliore in assoluto, però okay. ci sono ormai varie alternative, fra cui quello di Xiaomi. Vuoi che faccio vedere la zona dove sono? Mi puoi ingrandire o non ce ne frega un cazzo? No, perché ho un po' timore a ingrandirti. La prossima di lunedì la facciamo più grande. Peccato, perché guarda che valeva la pena lo so, ma se io momento, Sei vicino no, al mare? No, non posso ingrandirti. Faccio vedere, dai, provo a farvi vedere o vuoi provare a ingrandire e vedere che no, succede? No, non posso perché ho la... Vabbè, allora giro la telecamera e faccio stessa. Vedere così il piccolo esatto, che c'è. A parte che la finestra è già più grande del solito, quindi si vede abbastanza bene sul mare. Allora, per darvi un'idea così faccio vedere anche mia moglie che sta con la figlia. Ma c'è il mare per Paolo. Aspetta, voglio farvi vedere tutto. Questa è la casa. Mare, quindi. Questa è la casa, si vede un po'? Mi dai conferma perché io non so se si vede, vedendo. Si vede assolutamente. Sì, ragazzi, questa scontreranno anche schede grafiche. Ci sarà qualcosa. Bello. Mazza che figata. Io non vedo niente. Ma è la piscina?
Però sembrate un po' due mongoloidi, perché tutte e due che fate vedere sti giardini. A parte che sembra veramente che state nello stesso posto, sia per la cucina che per... piacerebbe Alessio, stesso posto. Vabbè. Cazzo, stesso posto. Ricordiamoci che ragazzi, ho il trullo lì. Sì, ricordiamoci ragazzi che io e Pierpaolo in realtà manifestiamo una ricchezza che non possediamo, perché esatto, siamo entrambi nel lato sfigato delle nostre famiglie. Bravissimo, confermo. Vediamo la ricchezza, la possiamo grattare la con le unghie, ma non vediamo. Ci saranno SSD in sconto, ci sarà qualcosina lato SSD. Purtroppo non possiamo entrare nei dettagli. Non possiamo entrare troppo nei dettagli. Considerate che sono veramente tante cose. Scusa, l'ho capito adesso, perché tu, come partner di Amazon, abbiamo un accesso privilegiato alle offerte che ci saranno. Abbiamo già tutta la lista, a parte le offerte lampo. Pier, sei in una masseria pugliese? Sono in una masseria pugliese, confermo assolutamente, sì. Cazzo ridi adesso, è vero, sono in una masseria. Cazzo ridi, perché ridi? Lo so ragazzi che purtroppo la chat è nascosta dalla camera di Alessio, perché Alessio mi ha fatto cambiare l'impostazione del tutto stamattina. Cioè stamattina 13 minuti chat dall'inizio. Ha solo un po' di ritardo. Allora, dovrei spostare dovrei richiudere un pochino la chat, non lo faccio in questo momento perché ho paura che mi si sputtani tutto. Prendete bella con lui. Scuso quegli astanti per il casino in casa, ma io sono un single. Che schifo. No, sedia a rotelle. Sono single. Le sedie a rotelle su Amazon le vendono? Di sicuro sì, controllo ragazzi, ma... Vendono solo quelle fatte da Alessio. Sedie a rotelle? Sì, assolutamente ragazzi, le vendono le sedie a rotelle su Amazon. Sì, ma solo quelle fatte da Alessio, quelle prodotte da Alessio, costruite da Alessio durante il suo lavoro di metalmeccanico. Io invece quindi volevo appunto assolutamente il robottino che mi devo prendere, perché mi sono rotto le balle. Dovete sapere che in casa pulisco sempre io, mi sono un po' rotto le balle, vorrei capire se è una cosa che funziona oppure no. Ma scusami, gli orientali di solito non sono delle perfette padroni di casa. No, purtroppo non questa, quindi non cucina. Hai fatto una bella scelta. Sì, bravissimo. E intanto ragazzi, vi ripeto, cercate di... parliamo anche un pochino di Amazon Prime se volete in chat, diteci cosa... Poi introdurremo prima della fine un'ottima iniziativa del salottino. E quello che comprerò anche, vi dico, senza poter rivelare, è un dispositivo gaming che sarà molto ben scontato. Intanto si sentono rumori incredibili. Pierpaolo, si sente molto il vento, le bambine. Scusate, Ci sarà un dispositivo gaming veramente ottimo, che però non vi posso dire, e che secondo me avrà in futuro parecchi sviluppi, che sarà molto scontato. Ora non vi posso dire altro, ma ve lo diremo. Pier, dobbiamo prendere Xiaomi assolutamente, perché è super super proposto e spinto da tutti. Sì, confermo Xiaomi è il migliore, quel rapporto lì è il migliore. Quello che faremo invece nei prossimi giorni, la nuova iniziativa del salottino, è prenderemo tre oggetti che io ho già scelto, sono un nano da giardino zombie, un vibratore e poi un set per crearsi il proprio slime. Io appena finita la live vi manderò sulle stories di Instagram la possibilità di scegliere l'oggetto che sceglierete. Il salottino lo acquisterà e diventerà protagonista di diverse stories la prossima settimana. Però scusami, tipo il nano zombie come fa a diventare protagonista della storia? Vedremo. Sta all'arte degli autori del salottino. Quello sta all'arte del... Mi chiedono se preferiamo se preferisco Giappone e Corea. Direi che se è la prima volta che andate in Asia, di sicuro andate in Giappone. Secondo me la Corea è un pochino più divertente. Ma sono sconti veri oppure, come succede al Black Friday, si trovano sconti che sono già stati fatti durante l'anno? Allora, ci sono sconti che sono già fatti durante l'anno, di sicuro. C'è però c'è un'attenzione di Amazon nella selezione delle offerte. Cioè, non è una cosa automatica, sono selezionate da Amazon le offerte, quindi non aspettatevi strane truffe tipo apri un po', cioè alza il prezzo il giorno prima per abbassarlo il giorno dopo, almeno in teoria Amazon li controlla. Vabbè, comunque può capitare spesso con i saldi. Ci sarà qualche problema? Ma faccio un'altra domanda, scusa, preferisci il giapponese? Cosa Pier? Ripeti che non ti sento. Allora, prima hai detto preferisci Giappone o Corea, hai dato la tua spiegazione. Io ti faccio la seconda domanda. Preferisci giapponesi o coreane? domanda complessa. Qua apri un tema abbastanza...
Ricordiamo che ha fatto una scelta di campo molto importante. Voglio avere la risposta anche motivata. Allora, che sicuramente le ragazze coreane sono più carine. Hanno più che altro perché hanno uno stile un pochino più moderno, classico. Con stile che intendi? Vestiario? Sì, vestiario, sessuale, di make-up. No, di make-up, di insomma. Sono un pochino più trendy. Però forse alle giapponesi piace di più il cazzo. Potrebbe essere... Okay. Potrebbe esserci questo. Diciamo che potrebbe esserci questo. Quindi il concetto è, per uscirci e sfoggiarle è meglio la coreana. Però è completamente per nuda, è meglio la giapponese. Qua c'è la telecamera completamente accesa. E sì, esatto, sì, corretto. Cioè, diciamo, se usate le app è meglio il sollevante. Se... C'è la telecamera, amore? Stiamo parlando in streaming, corretto. E... Ma chi è che è il bambino in piscina? Ma chi è il bambino in piscina? Cos'hai rapito un bambino, Alessio? Hai un figlio? No. L'hai rapito? Hai un figlio? Ma l'hai rapito il bambino? Guarda che ti è scappata la telecamera. Do a disposizione le strutture della villa, la servitù per tentare di mantenere un certo rapporto. Ma è una bambina o un bambino? È un bambino. Però non posso, non so se posso farlo vedere perché qua l'hai già fatto vedere, lo hai già fatto vedere purtroppo. Vabbè, ma non si capiva? Come ti chiami? Era un bambino che nuotava? Si chiama Samuele, c'ha i braccioli, c'ha la maschera e c'ha le pinne. Ma chi è Samuele? Proprio, veramente, a parte che non inquadrerei i bambini che non siano che non siano tuoi figli. Esatto, perché poi è un attimo che finisce sul penale. Cioè no, aspetta, scusami, non ho capito, c'è un bambino in piscina e il tuo membro sta schizzando ovunque? No, anch'io ho sentito così, anch'io ho sentito scusa, così. Scusa però, cioè, è un problema questa cosa. Ho sentito anch'io la cosa. Chiedono se ci saranno smartphone in scuola. Allora, ci sarà qualcosa di sicuro sugli smartphone? Non mi ricordo quali. Vorrei che per Paolo mi comprasse un altro Honor 10. Puoi controllare? Sono sicuro che c'è un brand coreano che avrà degli sconti. Però non dico c'è l'Honor 10 o no? Ragazzi, non si può entrare nelle Eliene. Cioè, veramente rischiamo il linciaggio. Esatto, no, ci ammazzano. Roba proprio. Allora, altre domande, ragazzi, se volete farle. Tra l'altro siamo già a 40 minuti, abbiamo già sfondato. Ma abbiamo passato, assolutamente dobbiamo andare. Volevo capire, ma c'è un po' di gente in chat o questa formula delle 10 delle IRL non sta piacendo? No, noi ragazzi, cosa? Sì. C'erano quasi 200 persone, abbiamo avuto picchi di 170-180. Ah, molti meno però del serale, quindi. No, sì. Volevo capire se questa formula molto rilassante, molto così, molto di vita vera, è una cosa che piace, perché per esempio io sabato prossimo se faremo il martedì a pranzo, io sicuramente sarò in spiaggia e potrebbe anche essere bella la formula in quel caso far vedere proprio gli astanti, perché adesso sono ancora nella casa. Siccome non è una variabile, perché tu comunque sarai in spiaggia e quindi rimarrai in spiaggia e quindi cioè non è ma è una scelta estetica la ripresa di profilo? Sì. Non è una variabile? Non ha senso porla come tale, perché tu adesso stai provando ad introdurre una cosa anticipando semplicemente che sarà così. Tu sarai in spiaggia con le palle e la farai da lì. Col membro che schizza ovunque come te, con di bambini. No, dicevo, vabbè, io purtroppo non sto seguendo la chat, quindi non so qual è il feedback. La sto seguendo io che sto facendo tutto, non so se vi rendete conto. Siete in giro che come le madonne pellegrine che vi guardate in giro i vostri cazzo di giardini, le vostre minchia di piscine. Intanto sono qua tipo Mino Uomo Orchestra a far tutto. Giochi non da troppo usciti ci saranno. Allora io vi dico, date una bella occhiata alla parte videogiochi, perché secondo me ci sono delle offerte molto interessanti, soprattutto a livello di nomi presenti. Più che restando ovviamente su PC rimane sempre, è sempre stato ovviamente il punto da guardare, sono i saldi di Steam, però sicuramente su console ha molto senso. Assolutamente sì, tipo roba per Switch, ragazzi, non possiamo entrare così tanto nel dettaglio perché veramente è la fine, è la fine del mondo. Vi ha dato una risposta eccezionale Umberto, semplicemente voi ragazzi lunedì mattina vi svegliate, aprite multiplayer, troverete tutte le notizie sulle varie categorie, sulle cose migliori da comprare e una notizia. Qui correggimi se sbaglio, Umo, mi sembra che già l'ha annunciato, una notizia che verrà aggiornata continuamente con le migliori offerte lampo, perché ritorna la formula delle offerte lampo che durano poche ore e che insomma mettono in sconto altre manciate di prodotti, quindi ha senso rimanere assolutamente sul sito per tutta la giornata. E corretto. Poi noi lunedì sera, se non sbaglio, nella puntata del salottino, ulteriormente approfondiremo quello che effettivamente per noi è la roba migliore e faremo poi questo famoso acquisto in diretta con voi. Esatto. Ale,
Hai cambiato idea? Allora, ti abbonerai? Cioè, io voglio sapere da Alessio una cosa. C'è Amazon Prime che per 39 euro ti dà accesso a il miglior servizio d'acquisto, la migliore esperienza d'acquisto del cazzo di mondo, con resi, possibilità fuori di testa, più a una piattaforma video che dall'inizio dell'anno scorso drammatico è diventata molto meglio, più alla musica, più a non so che altri, più ai giochi di Twitch, più ai cadeau di ogni cazzo di tipo pensabile presente al mondo, e tu non gli dai 39 euro all'anno? Cioè, una vergogna. Ma io non compro le cose, io non compro cose. Non ascolto musica. Nemmeno al suo proctologo, quindi cioè, dovrei andare dal biomedico della prostata, esatto, dovrei fare spenderei meglio in salute. Allora, invece no, io volevo riportare un attimino la conversazione a parte, ovviamente. Ragazzi, veloce, io fra esattamente 7 minuti me ne vado, quindi dimmi la conversazione. Sì, ma puoi andare, dopo mettiamo una foto, non è un problema, basta che saluti. Dobbiamo rivedere, a me piacerebbe riportare questo discorso del sabato mattina anche qualcosa di un po' più autoreferenziale, in cui con quelli più affezionati che hanno voglia di svegliarsi e partecipare con noi, tentare di ritrovare una dimensione e dare un indirizzo al salottino. Per esempio, a parte le indicazioni tecniche che dicono non ha senso tenere una finestra gigante dove c'è sempre dove non c'è niente, quindi avete ragione, sto facendo tutto, non riesco, avete ragione, sto facendo tutto anche postando, non riesco. Nessuno ti sta incolpando, Mojola. Esatto, è un'osservazione che ha molto senso, tanto vale che facciamo due scene, una con il video per quei minuti che ne abbiamo bisogno, dopodiché passiamo ai nostri bei faccioni, alle nostre ville. Ma quello era l'obiettivo dell'IRL, il problema a cui poi ve lo rifaccio io il progetto, così ce l'avete. È che siamo all'inizio, ragazzi, abbiate pazienza, noi siamo bravi a dire minchiate, ma è la prima volta che streamiamo in tre da remoto, passandoci i progetti, perché di solito abbiamo avuto sempre a disposizione la regia di Mutina. Vorrei che mi diceste, e poi ci possiamo anche iniziare a salutare, cosa farete questo weekend? No, io volevo che Alessio finisse il discorso autoreferenziale, se aveva degli spunti intelligenti a parte questa politica. Esatto. Allora, a me piacerebbe molto, ci sono due cose a cui tengo particolarmente. Uno, ricondurre i temi della settimana non solo a Oronzo che si è fatto Mariella sull'isola delle tentazioni, cioè quindi riuscire a operare una sintesi fra la demenza di Pierpaolo e la pallosità probabilmente degli argomenti che vorrei proporre. La vita reale di Pierpaolo, che è un po' differente, non la demenza. La vita reale di Pierpaolo. Sì. E quindi stavo pensando di creare una playlist su YouTube di video spunto che preparino l'utenza alla puntata, perché ho trovato dei video molto brevi, robe che possiamo anche eventualmente ripubblicare durante la diretta, ma per esempio parlando di condanne a morte, piuttosto che appunto della posizione della donna nella società alla luce del Me Too, ma in particolare allargando rispetto alla violenza in senso stretto, che è una cosa che mi interessa poco, che deve essere perseguita appunto, ma la pressione nella disoggettivizzazione mostruosa del corpo femminile come è difficile essere donna nella società di oggi, quella occidentale, almeno parlo soltanto per quella. E insomma, ci sono altri argomenti che proporrò, farò una piccola playlist in cui la gente avrà gli stessi documenti su cui noi da cui noi prendiamo spunto, in modo che arrivino preparati alla i dossier di Alessio. Sì, esatto. Tra l'altro aggiungo che naturalmente la finestrona grande che diceva Umberto, vabbè, che poi andremo a sistemare da quel punto di vista, magari la terremo sempre aperta con dei video intanto sotto che gira. Sì, esatto. Ora infatti, se vogliamo in 5 minuti possiamo fare una cosa. E la secondo argomento, Ale, così andiamo verso il secondo argomento, che non neanche mi ricordo più, però ci tengo a citare Five, che dice: Umbo, la tua webcam spunta in basso e quella di Pierpa è troppo stretta sulla destra. Voi non vi rendete conto che è come avere a che fare con degli bambini autistici che non riescono, cioè tu li puoi prendere a martellate sui testicoli, allora comunque non riescono a ricondurre un quadrato. Sono bambini che ringraziamo Alessio, aspetta, fammi finire, sono fermo, non fa niente, sono bambini. Sono bambini che da piccoli avevano di fronte quel gioco con la stella, il cilindro e il cubo da inserire nell'apposita forma, nell'apposito buco nel gioco, e loro continuavano a spingere la stella nel quadrato e spingevano e non entrava! La differenza lo sai qual è stato? Che poi noi quella parte lì l'abbiamo risolta e l'abbiamo sistemata. Tu sei rimasto a non fare niente. E a te oggi è un grande problema quando devi inserire il pistolino nel foro, che ancora oggi non riesci a risolvere come problema. Io vado concludendo dicendo che io questo weekend
come tutta la settimana sarò qui in questo posto meraviglioso che risponde al nome di Marina di Pescoluse. Ti chiedono se avrai un itinerario o se sarai stanziale. Sono molto stanziale, nel senso che ho preso tutta la settimana l'ombrellone allo stabilimento che si chiama Le Cinque Vele, che è proprio a Pescoluse, a Marina del Salento. Marina del Salento, alle Maldive del Salento, e sarò lì praticamente tutta la settimana, poi magari la sera pomeriggio ce ne andremo in giro, era una volta all'Euca che mi hanno consigliato, una volta a Otranto e così via. Ecco, mi raccomando, veniteci a trovare perché io non desidero altro, quindi se venite tutto il salottino. Quello che invece ragazzi, tutti quelli dell'area pugliese si accentrino sulla zona di Pierpaolo, vi prego. Esatto. Allarmi, tutte le unità disponibili si concentrino nella zona di Pierpaolo e degli altri. Però dov'è che si chiama il posto? E poi mi sposterò, però farò in tempo a dirvelo al prossimo colazione sabato prossimo. Ricordatevi che sotto l'ombrellone di Pierpaolo e Deliana c'è sempre posto per il salottino. Confermo. E poi, essendo mia moglie napoletana, è un continuo vuoi favorire perché esatto, con la frittata dei maccheroni, le mozzarella, la cianfotta, c'è sta tutta sta roba, quindi potete mangiare tranquillamente tutti quanti, confermo. Intanto sto mandando un po' di video di Reddit, no, mamma mia, c'è uno che ha fatto un volo in moto, fatto veramente male lui. Volete dire le vostre weekend e salutiamo? No, altrimenti saluto. Sì, allora, il mio weekend sarà il seguente. Starò tutto il tempo a guardare Reddit, no. Preparerò la scaletta del salottino, uscirò a cena questa sera e domani penso che mi organizzerò con un po' di amici per vedere la finale del mondiale. Ale? Dove vai a cena? Vado in un ristorante. Ah, dove siamo andati al mio matrimonio. Ok, va bene. Ale? No, io sono uscito ieri sera con Vincenzo, abbiamo preso una birretta in centro, ma questo weekend mi sono imposto un po' di relax. Poverino. In piscina, che non me la sono ancora goduta, no. e devo lavorare su Slime & Swipe. Se mi sentono i miei colleghi di Slime & Swipe, questo weekend lavorerò sul gioco, parola di Lupetto. E per quanto riguarda i nostri appuntamenti sono lunedì avremo il talk show. Vi ricordiamo che, essendo un po' tutti in giro per il mondo, martedì dovrebbe esserci il pranzo, ma a quel punto è da vedere, perché Ale dovresti essere tu a ostare, perché io sarò a Milano. Mercoledì... A ostare dall'ufficio. Bravissimo. Dalla cucina di Gianfranco. Mercoledì vi confermiamo il talk show specialissimo, andremo a Porto per intervistare i portoghesi sulla questione Cristiano Ronaldo. Quindi io sarò inviato Mike a Porto. No, perché Mike è a Lisbona, purtroppo. Andrò a Porto per intervistare i locali. Bisogna capire se riusciremo a fare qualche gameplay, perché lunedì ci sarò io in rehosting, che giocherò il nuovo Warhammer Gladius, ma ovviamente con Pierpaolo in vacanza non ci sarà il gameplay di Pierpaolo e di Pierpa e Piane. L'unica cosa... A meno che non mi inventi qualcosa io. No, ti volevo dire... No, finisci, scusami. Vai, finisci. No, a meno che non ti inventi qualcosa, oppure magari venerdì facciamo una roba in remoto io e te. Esatto. Mi è venuta in mente la seconda cosa che volevo dire prima quando parlavo del salottino. Io sarei... voglio promettere a tutti gli utenti del salottino che il salottino sarà uno scarto importante a livello giornalistico e informativo nella scena di Twitch, e io, Moioli e Pierpaolo faremo di tutto per avere opinionisti di qualità superiore per i temi che tratteremo. Io voglio riuscire a chiamare uno condannato alla pena di morte per parlare di pena di morte, io voglio chiamare Asia Argento a parlare del Me Too. E so che ce la faremo, quindi ragazzi, sì, sosteneteci in questo, esatto. Al massimo vi diamo le loro mail per spammarli. Non questa settimana probabilmente. Forse no. Però quello che faremo, vi posso già anticipare, avremo una grande iniziativa, oltre che dal Portogallo, relativa a Tinder. Non vi anticipo nient'altro. Vi anticipo, Io vi sto salutando. Sì, ora ci salutiamo tutti. Abbiamo già pubblicato la storia dove potete decidere tra nano zombie da giardino, vibratore femminile oppure set per fare i crunchy slime. Quindi scegliete, votate. Ragazzi, di fronte a una scelta che sembra essere indirizzata sull'unica soluzione possibile, vi prego di essere originali e di valutare tre volte prima di scegliere il dildo de gomma, perché sennò diventa un plebiscito. Esatto. La puntata del salottino, ci abbiamo gli occhi incrociati. Esatto. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Buona grazie giornata a tutti, ciao, e continuate a seguirci. Ora vi linko soltanto i vari link. Ciao ragazzi, ciao.